Ciao, sono Stefania Torlai del gruppo Remark. Il gruppo Remark è un insieme di aziende specializzate nella consulenza in sicurezza, ambiente e medicina del lavoro. Mi occupo principalmente di consulenza in materia di salute e sicurezza e sono tecnico specialista in agenti fisici, in particolare per rischi quali il rumore, le vibrazioni, microclima estivo e campi elettromagnetici legati all'esposizione a telefoni cellulari. Mi occupo inoltre di formazione, con particolare riferimento alla formazione lavoratori. In questi video ti spiegherò le ultime novità in merito ad esposizione a radiofrequenze emesse dai telefoni cellulari ed in particolare cosa è emerso dall'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità emesso lo scorso 20 luglio. All'interno di questo primo video vedremo quindi in cosa consiste il rapporto ISTISAN 1911 e cosa è emerso relativamente al tipo di esposizione. Il documento di cui ti sto parlando è stato realizzato da un gruppo multidisciplinare di esperti di diverse agenzie italiane come ISS, ARPA, CNR, Enea ed è indirizzato agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale e ai tecnici del Sistema Nazionale di Protezione per essere utilizzato in interventi di aggiornamento professionale. Vengono affrontati tutti gli aspetti rilevanti della tematica, a partire da informazioni di base sull'agente fisico di interesse, sul progetto internazionale campi elettromagnetici dell'OMS, sul processo di elaborazione dei limiti di esposizione scientificamente fondati e sulla regolamentazione dell'esposizione in Italia e nel mondo. In particolare vuole dare una risposta a domande come: dato che gli sviluppi nelle telecomunicazioni hanno reso ubiquitaria l'esposizione alle radiofrequenze, quanto siamo esposti? Cosa sappiamo dei rischi per la salute a questi livelli di esposizione? La IARC nel 2011 ha classificato le radiofrequenze nel gruppo 2B, possibili cancerogeni. La ricerca più recente rafforza o indebolisce il sospetto che l'uso del telefono cellulare aumenti il rischio di alcuni tumori cerebrali? Dunque, l'esposizione personale a radiofrequenze dipende dai livelli di campo nei luoghi in cui si svolge la vita quotidiana, dal tempo trascorso nei diversi ambienti e dalle emissioni dei dispositivi utilizzati a stretto contatto. Gli impianti per telecomunicazione sono aumentati nel tempo, ma l'intensità dei segnali trasmessi è diminuita con il passaggio dai sistemi analogici a quelli digitali. Gli impianti Wi-Fi hanno basse potenze e cicli di lavoro intermittenti, cosicché nelle case e nelle scuole in cui sono presenti danno luogo a livelli di radiofrequenze molto inferiori ai limiti ambientali vigenti. La maggior parte della dose quotidiana di energia a radiofrequenze deriva dall'uso del cellulare. La potenza media per chiamata di un cellulare connesso a una rete 3G o 4G risulta essere di gran lunga inferiore a quella di un dispositivo collegato a una rete 2G. Per quanto riguarda le future reti 5G, al momento non è possibile prevedere i livelli ambientali di radiofrequenze associati al suo sviluppo. Le emittenti aumenteranno, ma avranno potenze medie inferiori a quelle degli impianti attuali e la rapida variazione temporale dei segnali, dovuta all'irradiazione indirizzabile verso l'utente, comporterà un'ulteriore riduzione dei livelli medi di campo nelle aree circostanti. Inoltre, occorre ricordare che ulteriori importanti riduzioni dell'esposizione si ottengono con l'uso di auricolari o viva voce. In modalità stand-by, inoltre, il telefonino emette segnali di brevissima durata, a intervalli di ore, con un contributo trascurabile all'esposizione personale. In questo primo video abbiamo visto in cosa consiste il rapporto ISTISAN 1911 e cosa è emerso relativamente al tipo di esposizione. Nel prossimo video parleremo invece delle evidenze epidemiologiche trattate all'interno del documento. Per tenerti aggiornato e non perderti nessun video, iscriviti al nostro canale.